Ok, rieccoci. Allora, avevamo il... come si chiama questo qua? L'Onniosservatore. Nome fantastico, devo dire che, boh, non so francamente dove andrà a finire, nel senso che potrebbe teoricamente andare verso Karakizor e noi rischiamo di non riuscire ad assediarlo con questo esercito qua. Potrebbe andare verso Karakasgar, Angaz, vabbè, i nomi li sbaglierò sempre. Verso Karakin non credo perché altrimenti sarebbe già salito di qua. In ogni caso abbiamo un esercito qui che non so fino a che punto sia in grado di fermarlo, ma comunque potrebbe provarci. Visto considerato che comunque se Guerrieri del Caos hanno 800, 3650 di vita, i miei orchi normali hanno 4020. Ora, le statistiche sono molte peggiori ovviamente, ma comunque diciamo che in generale gli eserciti del Caos non sono particolarmente forti. Comunque però ho questo esercito qua che sta venendo su e questo qua sicuramente riesce ad eliminarlo. Abbiamo ancora un po' di soldi, qui abbiamo un agente che non so se posso utilizzarlo ancora. No. Perché è finito. Questo qua ha già fatto tutto il movimento che poteva fare. Dovremmo averne ancora uno qua, ma non c'è molto da... da fare sostanzialmente. Possiamo giusto portarlo giù, cominciare a portarlo giù. Che fra l'altro qua, tutta la parte, tutta questa parte qua se l'è presa Baston o... no, Artois. E questi qua sono... tra l'altro non credo di averli mai visti, almeno nella campagna dell'impero penso fossero stati eliminati prima che riuscissimo a vederli, ma sono i conti vampiro di Bretonnia, che generalmente non... appunto... apparentemente hanno avuto più successo del solito. Abbiamo ancora un po' di soldi, vediamo se riusciamo a utilizzarli in modo utile. Questo non è male. Proprio perché almeno abbiamo un minimo di difesa in più. Qui stiamo ancora reclutando, poi elimineremo questi orchi qua. Facciamo così. E diamo un'occhiata un attimo alle province, ma sì, insomma, sono tutte a posto, quindi finiamo il turno. Se dovremmo fare in tempo a portare sul l'altro esercito, questo qua. Ok, buono. Allora, non è un granché come esercito, perché ha tutte queste artiglierie, ma possiamo andarle ad eliminare piuttosto facilmente, perché comunque abbiamo delle cavallerie decenti qua. Anche se non abbiamo... beh, però abbiamo anche rinforzi dalla WAG. Questo punto... vabbè, aspettiamo un attimo. Comunque dovremmo riuscire ad eliminarlo, Archeon. L'altro esercito... di quello di Sigvald, forse l'hanno eliminato. Da un lato preferirei quasi non eliminare Archeon per poter finire la campagna, sostanzialmente, perché se poi lo elimino non è detto che riesca ad eliminare l'impero prima che respawni, sostanzialmente. Però vedremo, insomma. Vediamo qua anche lui. Ok, abbiamo neanche testata, ma sì. Ancora un turno, poi anche... sì, questo qua è a posto.
Qui mi piacerebbe andare. Vabbè, questi qua non credo che possano assalire le unità. No, infatti può bloccarlo, può assassinarlo. Non mi dispiacerebbe bloccarlo. Come anche questo. Ci si può provare. Fallendo miseramente. Qui Tilia sta venendo su, però forse possiamo bloccarlo. Questo dovrebbe. Sì, infatti, dovrebbe limitarlo notevolmente. Ah, non hanno neanche le mura. Questo è buono. Probabilmente sarebbe una buona idea darlo a Grimgor, visto che è in prima fila. Prima linea, più che altro, non prima fila. Non hai un'arma migliore, possibile? No. Tra l'altro, per andare qua comunque non lo puoi fare, quindi mettiamolo in marcia normale. L'ho già fatto muovere, e tra l'altro adesso non posso andare neanche in. Ci sono dappertutto, sì. La Madonna. Non riesco neanche a arrivare nei miei territori, immagino. No, per uno sputo, quindi non riesco neanche ad evitare la corruzione. Tra l'altro questa roba qua non servirà a niente perché si verrà annientata dal robo. Quindi l'unica roba che possiamo fare è mandarla ad attaccare questo qua, che magari riesce a rallentarlo. E qui con questi qui, sì, è inutile che ci spostiamo. Tanto vale che ci portiamo verso di là di nuovo con la marcia forzata, tipo qui, in modo da essere più vicini poi nel prossimo turno. Intanto rigiriamo la visuale, sennò poi mi confondo. Tu ti sei già mosso. Tu sei salito di livello. Corchi grossi. No, non è niente di utile questo qua. Meglio questo. Penso un po' di soldi ce li abbiamo. Che cosa faccio lì con questo esercito qua? Nulla. Per 41. Qui nulla di utile. Qui nulla di utile. Qui non ha due utili, forse qui abbiamo costruito un edificio nuovo. Infatti. Quelli lì, insomma. Se proprio devo buttarci dei soldi, altrimenti meglio di no. Qui. Sì, insomma. Nulla di utile nemmeno qui, sostanzialmente. Credo che ci sia. Beh, qua sì, possiamo espanderci effettivamente. Che è la cosa più utile fra quello che possiamo fare. Che non è molto, ovviamente.
Tu teoricamente puoi. Tu potresti salire l'unità con molto successo. Però teoricamente potrebbe farlo. Non ho soldi. Allora rimandiamo il potenziamento qui. Cerchiamo di riparare le mura il prima possibile. Ah già, c'ho ancora gli agenti lì vicino a Miragliano, non mi ricordavo neanche più. Sì, quella di Grimgor l'abbiamo mandata a quel paese, ma tanto l'intelligenza artificiale non gli fa usare la modalità accampamento, quindi non servono sostanzialmente a niente. Chiamiamolo così almeno la nostra WAG può andare a eliminare, a parte che credo che ci sarebbe arrivata lo stesso, però è uguale. Poi qui lui forse in un turno potrebbe anche arrivarmi addosso, per cui qui non sarei in area. Questo qua non ha mura, quindi potrei essere attaccato in un turno. Sicuramente faccio questo. E poi probabilmente faccio questo giusto per avere, per essere sicuro che non riesca ad attaccarla. Tu vieni qua. Giusto per cercare di bilanciare un attimo la sua corruzione. Qui potresti forse arrivare in territori. Sì, non vedo neanche dov'è il limite, però a questo punto facciamolo arrivare qua. Cerchiamo di rigenerarsi un pochino. Possiamo provare a bloccarlo. Buono. Abbiamo anche un altro agente piuttosto. Dov'è? Mi l'hanno eliminato? E uno qua. Forse l'ho mandato avanti ancora, non lo so. Sì, era questo qua. Fallimenti. Adesso Azag lo pigliamo e lo facciamo andare qui. Anche se forse c'è tipo una battaglia che può fare, no? Sì, però è quella che apparentemente sono fortissimi. Sì, non, cioè, teoricamente con questo qua è forse un esercito, uno degli eserciti più forti che posso fare con gli orchi, per cui teoricamente dovrei riuscire ad eliminarlo, però chi lo sa, vedremo al prossimo turno. Adesso temo che avrei la, visto che è in marcia forzata, temo
Temo che avrei il malus, e poi comunque non ho abbastanza soldi per teletrasportarmi, no? Vediamo se per caso c'è qualche cosa. Sì, ok, ci sono questi qua. Finiamo il turno. La WAG penso che, non so, sembra che sia stata eliminata. No, no, c'è ancora. Non si vedeva, ma c'è ancora. Vabbè. Ok, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. L'assassinio è possibile. Vabbè. Se volessi provare qua ad assalirlo, no. Andiamo con due eserciti perché è inutile andarci soltanto con uno, se posso andarci con due. Secondo lui non è così, cioè non è così facile. La mia preoccupazione però è che c'è un limite al numero di unità che possono essere in combattimento allo stesso tempo. Nel senso che io ho anche 40 unità per dire, lui ne ha 20. Anzi, forse 19. Però forse non me le fa utilizzare tutte e 40 nello stesso modo. No, 40 forse sì. Sì, 40 penso proprio di sì. Quindi dovrebbe andare relativamente bene. Rifacciamo sta battaglia, vediamo se non ci massacrano. No, beh, a parte che con l'ultima patch comunque le battaglie le hanno un attimino sistemate, credo. Cioè, se non altro durano un pelino di più. E riesci vagamente a combinare qualcosa. Ecco le cose preoccupanti che hanno. Beh, i due giganti non sono un problema perché con i tiratori riesco a macellarli. Forse ecco questa pugina del caos qua, però è già ridotta male. Le artiglierie dovrei riuscire ad eliminarle semplicemente perché ho più cavallerie di loro, ne ho 8, loro ne hanno semplicemente. Teoria ne avrebbero 6, però una sono dei tiratori a cavallo, le altre sono dei carri che tendenzialmente fanno abbastanza schifo. Dovrei riuscire insomma ad accerchiarlo ed eliminarlo abbastanza facilmente. Ok. Mappa è relativamente buona, nel senso che possiamo entrare da qua e caricarli in discesa se riusciamo a tenere sostanzialmente su questo fianco, ed è quello che cercherò di fare, non ho intenzione di avanzare sostanzialmente. Ti faccio due linee in modo da poter rinforzare poi. Questi orchi neri. Non so, cioè, sono buoni ovviamente. Diciamo, sono forse un po' peggio di quello che dovrebbero essere. Per il semplice fatto che non hanno né perforazione della corazza. No, beh, hanno perforazione, penetrazione dell'armatura. Quindi sì, ok. Quali armi magiche? Non lo sapevo neanche. Thank you.
Sì, cioè dovrei già, è già quasi in mio vantaggio adesso. Cioè, insomma, non proprio, però. Hanno pochissime truppe, se effettivamente avendo dell'artiglieria, eccetera. Però quando arriveranno rinforzi, insomma. Non so se posso permettermi però di non avanzare, perché lui ha le catapulte. Cioè le catapulte, le cannone del caos, no, non so come si chiamino qua. Cannone infernali, al cannon, mi pare che sia in inglese. Sì, cannone infernale. Adesso credo che di non essere in portata, o no? Non dovrebbe farmelo vedere la portata. La loro portata. Sì, dovrebbe farmela vedere, ma non me la faceva vedere perché ero ancora lontano. Cioè, non è che ero ancora lontano, ma cioè, non si erano ancora girati. Queste qua sono delle linee. Penso che arrivano fino a qua. Che se non si vede assolutamente niente. Tra l'altro sono tutti nascosti. Deve mancare ancora un troll, forse. Ok, allora facciamo la linea. In questo caso invece no, la facciamo più classica, tra virgolette. Nel senso, gli orchi grossi ai fianchi perché sono quelli che hanno il bonus contro unità grandi. Ma anche se in realtà non mi servono ai fianchi, probabilmente mi conviene tenerli dietro. Per il semplice fatto che le sue unità grandi non sono cavallerie, quindi non penso che proverà ad aggirare. Le tengo dietro e poi le mando. Magari, ecco. Nel senso, dietro, non proprio completamente dietro, per dire. Magari non proprio in seconda linea, ma tipo qui dietro così. In modo da. Se dovessi, insomma, andare. Se dovessi rinforzare i fianchi, posso comunque farlo. Però avendo comunque delle cavallerie buone, tutto sommato, non dovrei averne bisogno. I troll bisogna sempre tenerli in mezzo ad altre unità. Non bisogna mai farli andare avanti da soli, perché altrimenti. Cioè, hanno sempre bisogno di qualcuno, qualche unità che tanchi sostanzialmente il danno. Perché altrimenti vengono circondati e non fanno più niente. La Ragnarok probabilmente lo terrò tipo un po' sul fianco, insieme alle cavallerie. E vedremo un po' come va. Che tanto non hanno. Non penso che abbia unità che hanno bonus contro unità grandi, credo. Corazze scudo. Antifanteria. Antifanteria. No. Sì, vabbè, questi due alabarde. Come sta andando? Velocizziamo. La Ragnarok è nascosto. Mi fai nascondere un ragno gigante? Non lo so. Però comunque noi caricheremo di qua con questi qua e poi probabilmente rinforzeremo con quelli lì, perché questi qua sono sicuramente quelli che riescono a prendere il colpo, a differenza di questi. Ok, facciamo. Veniamo qua. Probabilmente adesso ci sono anche. Cioè, ci potrebbe essere un po' di problemi di lag perché ho 40 unità in combattimento. Anzi, 60 praticamente. Comprese quelle avversarie, quindi. Se è ancora presto per cominciare ad avanzare anche con questi. Forse
le cavallerie. Però voglio averle rinforzo. Se dovessero provare ad attaccarmi. Sì, comunque il bilancio delle forze è notevolmente in mio vantaggio. Mi piacerebbe anche avanzare. Tra l'altro adesso gli Elkenon dove li ha girati? Uno è girato storto e l'altro è girato verso di loro. Quindi forse potrebbe essere una buona idea avanzare. Magari però camminando questi qua. Adesso però dovrebbero cominciare a tirare gli Elkenos, no? E appunto. Diciamo che sui cavalieri dov'è che li ha portate? Sono tutte un po' in giro, per cui non so bene. Probabilmente ne lasciamo due qua. Magari le portiamo. Prima che qua tra l'altro c'è l'acqua, quindi non riusciranno molto a fare, però le portiamo lì. Queste due qua invece facciamole girare di lì. Tra l'altro anche queste qua possiamo probabilmente tenere nascoste qua sotto, o no? Credo che sì, dietro questo crinale qua non dovrebbero essere visibili. Ho già fatto fuori 6 orchi neri con un colpo di rail cannon. Bella questa disposizione, devo dire. La Ragnarok cioè, sono un po' preoccupato a portarla avanti perché se me lo targettano con l'artiglieria rischia di fare una brutta fine, però. Tiriamo fuori questi qua. Sì, facciamo un gruppo, ma giusto per averceli lì. Facciamo così. Stanno anche tirando addosso qualcosa. Le schegge, mi sa, sì. Questo qua è un mago di... al lore del metallo. Sì, cioè qua non... come si faceva per attaccarli con tutti? Probabilmente devo fare un gruppo separato, però. Maius no. Mi pare che ci fosse cioè c'era, non è che mi pare. Ok, questo, semplicemente. Questi qua. Rompiamo tranquillamente la formazione, mettiamoci così. Allora, i tiratori. Che grossi sono questi qua. Tu vieni qua. Tu vieni qua. Tu sei un troll. Vieni qua.
Voi due correte qua in fretta. Più che altro mi interessa tirar fuori questi qua. Posso... Ok, sì, possiamo tirare su giganti del caos. Almeno su un gigante del caos, che è comunque meglio di niente. Sei pure su cavalleria, non lo sapevo. Quindi tiratori. Soltanto uno, no. Lo portiamo avanti. Qua li portiamo qua. E la cavalleria, le cavallerie, anzi. Idem. Tirare su quei troll, non che i troll siano particolarmente problematici, però. E quei troll comunque faranno una brutta fine perché non sono supportati. Cioè sono lì da soli a combattere. E quelle cavallerie stanno facendo una bruttissima fine anche loro. Buttarci dentro qualcuno? E ovviamente non ci sto più capendo nulla, sostanzialmente qua. Sei qualche abilità utile? Non proprio. Ma sì, vieni di qua allora. Facciamo un po' di cariche.
Quel Lord of Change è lì. Vabbè. Sì, rischio di perdere un po' d'unità, però, insomma. Niente di terrificante, fortunatamente. Qui c'è ancora qualcuno. Sì, però c'ho qui 44 unità. Tanto vale che questo qua lo porto fuori. Se dicessi che ci sto capendo qualcosa, mentirei pesantemente. Nel senso che ho un sacco di unità qui, ma non so che cosa stiano facendo. Cosa stanno combattendo? Sì. Come tu? Sì, l'avevo mandato qua per eliminare questo qua. Alto generale. No, qui sono tutti liberi. Allora la cavalleria la tiro fuori. Tutti e due li porto lì. Sono ancora dei giganti, soltanto uno, credo. Non l'ho fatto, cioè, sicuramente, cioè, altro che sicuramente, cioè, non ho dubbi sul fatto che si potesse combattere meglio sta battaglia, però non ho, cioè, ovviamente non ci sto capendo molto, troppe unità in giro. L'importante è eliminare questo qua. Eventualmente utilizzare qualche cavalleria per inseguire gli altri. Questi qua non li ho neanche più utilizzati, sono un genio. E in sto macello qua, il Lord of Change. Ho fatto parecchie uccisioni, però. Ma c'è ancora un gigante. Cioè, poi si vede anche quanto velocemente va giù il gigante semplicemente con degli arcieri. Master Tactician. Non so se l'overlay di Steam si veda quando registro. No, probabilmente sì. Oh, poi, boh, non lo so. Comunque ho bloccato un DLC. Un DLC, un achievement, secondo lui. Comunque no, effettivamente non è che abbia fatto chissà quante uccisioni. Quel gigante del caos ne ha fatte parecchie. E generalmente non ne fanno mai così tante, però.
Bene, abbiamo perso meno di quello che sembrava. E abbiamo guadagnato un'armatura, apparentemente. Però vediamo se... per caso ha Grimgor... ha bisogno di un'armatura migliore. Evidentemente non era un'armatura particolarmente buona. O non so. Questo qua non può andare ad attaccare. Il Lord of Change comunque l'abbiamo ucciso. Non so se... tu intanto devi andare indietro. Sì, questi qua non sono un problema. Dicevo, non so se respawni o meno. Spero di no. Anche se comunque non è che sia un grossissimo problema in realtà. Adesso che abbiamo la WAG, effettivamente andarsi... cos'è sta roba qua? Birra dei nani. Spero neanche che ci fosse. Non mi diminuisce. Ok, meno 11, vabbè. Non interessa tutto sommato. Cioè, quello che voglio fare è eliminare Miragliano. Poi il resto va sempre bene. Cerchiamo di eliminare questi maghi. Questo esercito non è male, effettivamente, però il mio che cos'ha? Vabbè, non è neanche messo poi così male nemmeno il mio. Ho altri eserciti che stavano andando su, probabilmente no. Quello che però posso fare, credo, è... almeno provare a vedere quanto è difficile quella battaglia qua, questa battaglia qua. Con questo esercito adesso. Tanto i soldi ce li ho, quindi allora devo selezionare lui, devo cliccare con tasto sinistro però. Come faccio secondo lui? Cioè, non penso che queste battaglie qua si possano fare con più eserciti. Forse sì, però perché altrimenti non si spiega una cosa del genere. Vabbè, allora andiamo a eliminare, se possiamo, questo esercito qua, o comunque ci portiamo su un po' velocemente. Karatakarak si può espandere, perfetto. Quello non serve un granché, questo serve di più. Grimgor qui. Mettiamolo. Direi che lo portiamo giù. Poi lo mettiamo. E metterlo in campo incursione. No, ok, lo mandiamo giù qua. E lo mettiamo così. Così almeno la combattività non scende poi così. Depressione post-wag. Ok. Non sono riuscito a fermarlo. Qui dobbiamo ancora... sì, questo qua però non si può più muovere, credo. Appunto. Questo qua l'ordine gliel'ho dato. Non credo di poter fare altro. Vediamo cosa succede.
Soltanto che a questo punto non so fino a che punto l'esercito di Gringor da solo riesca ad eliminare Archeon. Beh, a parte che poi fra poco potrò mandare anche quello di Azog, che è sicuramente il più forte. Non tanto per le unità che ci sono all'interno, perché comunque sono sempre le stesse. Quanto per il generale. Che è tipo a livello 23-24 quello che è, quindi. Ed è comunque migliore di Gringor. Allora. Vai qui aiutato dalla Warg. E poi probabilmente lo manderemo giù per eliminare questi cosi qua. Tu invece vai in. Vai così e vieni qua. Spero che questi non mi dichiarino guerra. Absolutely not. They won't feel a thing. Buono. Which is a pity. Non mi, cioè, almeno non serviranno granché, ma almeno una mano me la danno. Non riesci a assassinare perché ti avevi avuto successo l'altra volta. Vabbè. Prendere un po' di esperienza. Diciamo, mettiamo la possibilità di assalire le unità, perché con questo qua sarebbe comodo, anche se la vedo dura. Ha pochissima fanteria. Però, boh, preferisco andarci con due eserciti, francamente. Non si sa mai, insomma. Abbiamo sempre più tempo. Non credo di avere nient'altro da fare. Facciamo ancora un turno. E poi vediamo. E perché adesso siamo quasi al punto di dover dichiarare guerra all'impero, eh. Cioè, una volta eliminato Archeon. E secondo lui mi batte pesantemente. Lo torniamo indietro e lo affrontiamo con. Perché? Ah, ok, perché adesso ho rinforzi. Mi sembra molto diverso, diciamo così. Cioè, soltanto queste. Beh, oddio, sono cosa? 7 più 6, 13 unità. Quindi proprio poche poche non lo sono. Però insomma ci sono anche dei. Vabbè, c'è anche dei troll. Quasi rischiato di perdere. Sì, questo qua l'aveva messo lì giusto per vedere di farne uno tipo assassino, insomma, da combattimento. Non so come andrà a finire. Forse non altro abbiamo eliminato Archeon sostanzialmente. E a quel punto dovremmo andare ad attaccare direttamente l'impero. Sperando di riuscire ad eliminarlo prima che. E lì è andato. Prima che.
si dice? Prima che il caos respawni, sostanzialmente. Che non credo che ci siano altri eserciti del caos. Mi ho guadagnato un elmo del drago, non so se... Forse un... Cioè, scusate, no. Grimgore è un agricoltore. Vabbè. Dov'è? L'hanno eliminato? Probabilmente sì. Non c'è più l'esercito. Guerrieri del caos? Hanno ancora qualcosa lì in alto. Quindi devo prima andare a eliminare l'impero. Qui dovremo metterci qua. E se Solzhafen si arrabbia, saranno faracci suoi, a me non me ne frega assolutamente niente. Ma dobbiamo aumentare... appunto, dobbiamo rigenerare l'unità. Questo qua. Cerchiamo di eliminare quello lì. Quello lì non può farlo. Questo qua. Direi che lo portiamo qua. C'è corruzione qua? Passo di montagna, sì, non è corruzione. C'è la trita, ma non è... Istalia qui. Cosa ci fa Istalia lì? Non vorrei che mi venga a rompere le scatole. Proviamo a venire qua. Che è sta roba? Ah, terra. Qui però io non posso fare il vino. Sì, effettivamente non avrebbe molto senso. Allora, qui. Qui comunque Stalin non riusciremo ad eliminarla senza un altro esercito. Baston sta ricostruendo quei pezzi lì. Non me l'aspettavo di vedere la Bretonia tutta... Cioè, ha già preso un sacco di roba. Tutto questo qua è tutto sostanzialmente della Bretonia. Questi qua sono i vampiri, però, della Bretonia. Lì probabilmente mi hanno costruito qualcosa dalla Bretonia. Possiamo attaccare con questo qua? No, l'abbiamo già fatto. No, non l'abbiamo già fatto. Se dobbiamo continuare a correrci dietro... Mi gireranno allegramente le scatole, ma... Temo che rischia di finire così. Temo che rischi di finire così. E non so se possiamo fare molto altro a livello di denaro. No. Ma sì, passiamo il turno giusto per non iniziare la prossima parte con... appunto, col dover cambiare turno di nuovo. Credo di riuscire a prenderlo quello lì.
No, vengono ad abitare quei territori lì. Non mi piace la cosa, però da questo punto non posso fare molto. Vabbè, qui. Ok, direi che per questa parte è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!